quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a semi a golfi, a seconda del ai fini in cui accadde i fatti che vi andiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, nel casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta, transando in alto, chiudeva il reviario. Ha 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 ha